Si chiama Magic Landscapes, il progetto europeo guidato dall'Università tedesca di Dresda che vede la città metropolitana di Torino tra i partner, approvato e finanziato nell'ambito della programmazione Interreg Central Europe. L'obiettivo principale è quello di tutelare e incrementare la biodiversità e la funzionalità ecologica del territorio dell'Europa centrale attraverso l'individuazione e la realizzazione di corridoi verdi o corridoi blu di connessione ecologica tra le varie aree protette e aree della rete Natura 2000. Il progetto svilupperà nuovi strumenti, metodi, strategie ed azioni finalizzate alla gestione ambientale partecipata e alla protezione passando attraverso la valorizzazione e la creazione di infrastrutture verdi nel territorio dell'Europa centrale. La città metropolitana di Torino si farà carico sia della ricognizione della legislazione normativa vigente in materia di rete Natura 2000 e di infrastrutture verdi a livello nazionale e regionale, sia della valutazione della funzionalità ecologica all'interno dell'area di studio costituita dalla collina di Torino e dal territorio del Chierese in particolare. Si tratterà anche di costituire in collaborazione con i partner uno strumento per la valutazione dei benefici pubblici che verrà poi testato nell'area di studio tramite la predisposizione di un piano d'azione per la salvaguardia e la realizzazione della Green Infrastructure. La città metropolitana di Torino lavora a questo progetto attraverso le professionalità del servizio parchi e aree protette in stretta collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Chieri e del Parco del Po. Per il Parco del Po e Collina Torinese il progetto Magic Landscape è una grande opportunità, perché possiamo mettere insieme in modo molto coerente un'esperienza che abbiamo iniziato negli anni 2000. Con il Politecnico di Torino e il professor Carlo Socco editammo proprio allora un volume sulle infrastrutture verdi, partendo dalla grande esperienza del progetto territoriale operativo del Po. Nel senso che la Regione Piemonte con questo strumento ha iniziato a fare quello che poi le direttive europee con le infrastrutture verdi hanno consolidato, cioè mettere insieme le reti ecologiche da un lato con le cosiddette aree più grigie, cioè le zone antropiche. L'infrastruttura verde è questo, cioè costruire un sistema territoriale che mette insieme gli usi della società, le attività antropiche, economiche, con gli aspetti della rete ecologica. Essere inseriti in questo progetto è un risultato importante, perché dall'inizio del mio mandato il nostro obiettivo è stato, con tutto il territorio, quello di valorizzare gli aspetti proprio paesaggistici, anche di agricoltura di qualità. Quindi tutti questi aspetti ambientali sono diventati uno dei legami fra il Chierese e il Carmagnolese, quindi fra Chieri e tutto il suo territorio, praticamente quello della zona omogenea della città metropolitana. Quindi vari filoni ci portano a collaborare in questo senso e direi che questo è particolarmente importante, perché c'entra proprio il punto fondamentale dell'aspetto ambientale. Quindi sono convinto che sia un'opportunità preziosa e speriamo di poterla sfruttare al meglio.